rosso blu, rosso blu, rosso blu. A 100 anni di Bigor parliamo di un giocatore che nel campionato 79-80 di promozione è stato veramente il colpo di mercato del grande Valterissimo Vignoli. Non dimentichiamoci che Luciano Gallina proveniva dalla Serie C, ma sappiamo che al Valterissimo era impossibile dire di no. Luciano mi scuserà per l'accostamento irriverente che sto per fare, ma io sono un ex DJ radiofonico e quando ho visto le sue foto e l'ho sentito parlare, il suo timbro di voce, le sue pause, beh, per un attimo, solo per un attimo, ho pensato di parlare con il super molleggiato, l'Adriano Nazionale. L'inizio della sua carriera calcistica non è stato per niente facile. Lasciare la mamma e la sua Verona a 14 anni per andare in una grande città come Roma non è stata una passeggiata. Possiamo dire che anche lui è stato uno dei tanti ragazzi della Via Gluck. Questo ragazzo della Via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Cominciai a giocare nelle giovanili della Tenere Roma, una squadra romana. E tu sei veronese, sei detto, come mai sei venuto là? Avevo 14 anni, io ero in collegio e facevo le scuole professionali. Giocavo già con una squadretta di Verona, si chiamava Azzurra di Verona, e avevo un settore giovanile abbastanza qualificato. Però che a 14 anni, proprio in questo periodo qui di Pasquale, nel 66, mi ricordo che venne su un certo Walter Crociani, si chiamava, che era il general manager che aveva tutto il settore giovanile del centro-sud. Quell'occasione lì di Pasqua, queste vacanze di Pasqua, venne su a Verona e venne a venire, insomma, a quelle squadre, a quei giovani di queste squadre giovanili. Allora mi ricordo che venne a prendermi in collegio il mio allenatore con la bicicletta. Aveva la bicicletta quella con la canna, mi portò a giocare, mi portò in questo campo, mi spogliai e cominciai a giocare. E insomma io riuscii a entrare nelle simpatie di questo Crociani. Chiamò il mio allenatore e chiese qualche informazione su di me. Dice: ma sto ragazzo cosa fa? Ma dice: guardi, è in collegio, fa le professionali, purtroppo, dice, c'è solo la mamma, il papà purtroppo non c'era più. E finisce la partita, allora questo Crociani mi chiamò, era vestito di bianco. Senti, il prossimo anno vorresti venire a giocare a Roma? A Roma? Sì, mi fa lui, a Roma. Mise una mano in tasca, tirò fuori un gruzzo di carte da 10.000 lire, ma l'avevo in mano circa 3 milioni in mano. Allora io, mai visto 10.000 lire all'epoca, ero quasi diventato bianco. Mi guarda e dice lui: ah ragazzi, ma che hai capito? Tirò fuori, sfilò una banconota da 10.000 da questo matto che aveva in mano e viene e dice: senti, fatti la Santa Pasqua in Santa Pace, dove vanno a giocare giù a Roma, dai. E da lì è cominciato la mia carriera. Allora andai a giocare a Roma, mi ricordo, il primo anno arrivammo allo spareggio alla finale e fummo sconfitti per il titolo nazionale allievi dal Como. L'anno dopo, sempre a Roma e sempre negli allievi, abbiamo vinto il campionato nazionale. Nel 1979 arrivi a Senigallia in promozione. Da dove provenivi e chi ti ha portato alla Vigor? Allora, è successo questo, perché io l'anno prima giocavo ad Alcamo, provincia di Trapani, disputai un campionato di C2. Quel campionato lì purtroppo andò male, molto male. E allora, l'anno dopo, fatalità, c'era un manager, un certo Angelucci. Piero Angelucci. Esatto. Che lui conosceva molto bene, il direttore sportivo dell'Alcamo. Io dovevo andare a giocare una partita amichevole a Tolentino contro la Vigo, proprio contro la Vigo Senigallia. Beni, l'allenatore, Paolo Beni, siccome che mi conosceva non a livello personale ma mi conosceva come giocatore, chiamò a Vignoli e disse: senti Walter, guarda che c'è la possibilità di poter contattare per prendere Gallina. Allora subito Vignoli dice: ma questo qui vorrà chissà quanto, no? Perché veniva da C2. Allora lui dice: beh, senti, se proprio ti serve, io mi metto in contatto. Conosco, dice,
ci rochiamo un attimo e vediamo un po' e da farsi. E così è stato. Mi ricordo che io feci il primo allenamento lì a Senigallia. Io avevo una gran voglia di giocare perché era due mesi che non avevo le partite ufficiali. Mi sfogai il primo allenamento e cominciai anche un po' a dribblare, divertirmi un po'. A un certo punto, alla fine allenamento, mi chiama Beni e dice: a Gallì, mi raccomando, guarda che qui non si viene a fare passeggiate, qui bisogna andarci da fare. Cioè, sì, non si trova come viste, per carità, oggi mi sono attimino un po' lasciato andare perché era da molto tempo che non riuscivo più a sfogarmi, allora mi sono dato un po' questo piccolo sfogo. Si è cominciato a giocare e mi ricordo che la prima partita, se non sbaglio, feci subito tre gol, mi pare, sì, tre gol. Stiamo parlando di uno spareggio con il Corridonia. Che ricordo hai di quello spareggio, Luciano? Mi ricordo che era una giornata molto calda, con un sole che rompeva anche le pietre, come si dice da noi in Veneto. E mi ricordo che la squadra avversaria, il Corridonia, una formazione abbastanza rognosa, abbastanza barricata nella propria metà campo, cercava un attimino di controllare un po' la situazione delle fasi di gioco della nostra squadra, perché sapevano giustamente che noi eravamo una squadra ben quotata. A parte, io arrivai, mi ricordo, a ottobre del 79 lì a Senigallia, e trovai già una squadra in grandissima forma, ma anche soprattutto ben quotata. Senza il mio contributo, ovviamente, era già abbastanza forte, insomma. Poi sono arrivato io e con l'aiuto anche dei meravigliosi compagni di squadra. Qualche nome? Partendo dal portiere, sia Gioacchini, Giuliano, sia Mancini, Gabriele, sia Solazzi, sia Nissoli, Farinelli, Straccia, poi anche... c'era anche Silenzi come difensore anche centrale. Ah, ti ricordi anche del Rosso? Sì, sì, grande Alberto, che poi dopo l'ho avuto anche con me a Fabriano due anni più tardi. Poi dopo c'era Giuliani, che era un grandissimo giocatore, che era un... io lo interpretavo come un flipper, perché era veramente una velocità impressionante, uno. Ma anche la tecnica era sopraffina, insomma, anche perché quello, quando partiva sulla fascia destra, non lo fermava più nessuno, prendeva la freccia rossa o la freccia bianca, non lo prendevi neanche più. Gli avversari dovevano soltanto guardare il numero di targa posteriore, perché non riuscivano a trattenerlo. C'era Mencarelli, un grande centrocampista di gran valore, che sapeva sia tatticamente che tecnicamente disporsi bene. Chinea, Roberto poi era un superlativo di quella formazione lì, perché era veramente eccezionale, aveva delle doti grandissime. Il compianto, perché purtroppo non c'è più, Ciotti. Ah, non c'è più? No, purtroppo è morto qualche anno fa. Beh, questo mi dispiace molto, francamente, perché era anche un ragazzo eccezionale anche lui, e anche Ciotti era uno che magari non si vedeva molto, però dava un contributo eccezionale a livello tattico e anche a livello di quantità. Come rosa di giocatori era una squadra veramente favolosa. Poi avevamo anche come allenatore il grande Paolo Beni, da ricordarlo bene, perché lui seppe impostare una formazione a livello tattico, una squadra abbastanza competitiva, anzi molto competitiva. Poi c'era il presidentissimo, il caro Vignoli. Ho una registrazione che ti farà molto piacere, perché mentre lo stavamo intervistando, lui guardava la partita, proprio all'ultimo minuto tu segnasti, e quindi ascolterai dopo tanto tempo il gioire del tuo presidentissimo. Comunque lei pensa che la prova della Vigor non sia tutta da imputare soltanto all'arbitro, anche i nostri giocatori sicuramente... Sì, oggi c'è un campo pesante, un campo che loro ci hanno giocato con determinazione, e perciò io mi accontento anche con un pareggio, perché va molto bene, ci va bene. Sì. E cosa ne pensa dell'espulsione di Mencarelli? L'espulsione di Mencarelli è stata per me, comunque si merita 100 milioni di multa sicuramente lo do, perché un'espulsione così è proprio dovuta, perché era stato ammonito, fanfallo che non vale la pena farlo. Sì, e comunque anche se la partita sta per finire, molto bello, colpo di testa di Gallini, ecco! Abbiamo sentito il presidente Vignoli con noi,
e gol di Gallina. Gioiamo insieme al presidente Vignoli, insieme a noi, e stiamo vincendo 2-1, veramente bella questa, direi, fortunata. Speriamo di essere in diretta, siamo in diretta sicuramente. Abbiamo sentito con noi gioire il presidente Vignoli, e alla fine l'arbitro fine. Abbiamo vinto, presidente Vignoli, è contento, diciamo la verità. Perché c'è Gallina che conta, noi eravamo in 10 ma conta per 3 persone, perciò io Gallina sono stato contento di averlo preso, perché sono convinto che qualche partita è determinante, perciò Gallina quanto dice a segnare come segna, perché è venuto in campo il secondo tempo e era trasformato. Grazie. Comunque sono contento, sono contento moltissimo, che Gallina ha dimostrato veramente che è un uomo d'alta superiorità con fronte alla promozione. In Serie D per noi ci va molto bene, sicuramente ce lo invideranno qualche altra società. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, rosso blu, rosso blu.